26 ottobre 2017, buongiorno, bentrovati ad un nuovo appuntamento con Mattino 6, la nostra consueta rassegna stampa che apriamo come sempre con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Partiamo con il centro, l'edizione di Pescara, il titolo principale che riguarda un'operazione dei carabinieri della locale compagnia, scoperta la droga in due scuole. Questo il titolo di apertura. Blitz dei carabinieri, marijuana e hashish in un bagno e nel parcheggio di eh, due istituti del centro di Pescara. La foto di centropagine invece parla Alice Rachele Arlanc, io volontaria tra le macerie dell'Aquila, eh, parla eh, questa, mh, questa notizia, questa fotonotizia di Miss Italia che eh, torna in Abruzzo. Vediamo anche i titoli che riguardano la nostra regione e la provincia di Pescara, partiamo dalla cronaca regionale, nuovi bandi per l'agricoltura, 2000 domande e poi parte l'appello per i fondi Andi. Di ludopatia, fondi che sono per il momento bloccati. E poi la cronaca di Pescara Cellotti, Antonelli Sciò soldi finti a D'Alfonso vedete anche nella foto ieri eh, prima dell'inizio della conferenza stampa del, eh, che si è tenuta a Palazzo di Città Pescara per la presentazione del progetto del nuovo stadio alla presenza appunto del Ministro eh, dello Sport eh, c'è stata questa irruzione dell'esponente del Consigliere Comunale Capogruppo in Consiglio Comunale a Pescara Marcello Antonelli che ha consegnato dei soldi finti al governatore e al presidente della regione D'Alfonso. C'è cioè... C'è stata una querela da parte del presidente della regione proprio nei confronti di Antonelli, e ieri c'è stata questa consegna simbolica di questi soldi, di queste banconote finte al presidente della regione. Andiamo più in basso: Rigopiano, oggi la firma del contratto per la bonifica del sito di Rigopiano di Farindola devastato dalla valanga del 18 gennaio scorso, e poi Pescara c'è il. Caso Pigliacelli che è esploso, ne abbiamo parlato anche eh, nel, nell'ultima gara di campionato proprio eh, martedì sera da Empoli eh, per l'esclusione clamorosa di Pigliacelli, portiere di riserva del Pescara, che eh, martedì fu mandato dal tecnico eh, Pescarese in tribuna, lasciando la squadra senza secondo portiere in panchina. Ebbene a distanza di qualche ora il caso è tutt'altro che risolto perché eh, Zeman ha ammesso praticamente eh, fuori rosa. Il eh, giocatore del Pescara, che eh, non si allenerà con la prima squadra. Lasciamo la prima pagina del centro di Pescara, siamo a quella di Chieti Lanciano Vasto, scontro fra avvocati per l'appalto, Chieti la provincia cerca legali esterni, ma il bando da 160.000 euro finisce al Tar. Vediamo le notizie di cronaca all'interno del giornale, Ricci sfida di Giovanni, PD al voto fra le accuse, il congresso che si terrà a Chieti e poi la cronaca giudiziaria Lanciano, papà assolto a due anni dall'arresto, Vasto, Molino Village, nessun illecito per il residence. Andiamo a vedere la prima pagina del centro edizione di Teramo, da fuoco ad un camion per un debito, Sant'Egidio alla vibrata scatta la denuncia per incendio ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Giulianova con l'auto nella scarpata, salvata dal fidanzato e poi Teramo... Dal ministero uno spiraglio per l'azienda teramana di Sant'Atto. L'Atria se n'era parlato anche qualche giorno fa in occasione della visita in Abruzzo del segretario nazionale ed ex Premier Matteo Renzi, che aveva promesso un interessamento del governo per i lavoratori. E poi Canzano, truffa del sisma, il PM chiede 5 Andiamo a vedere anche l'edizione di L'Aquila Vezzano Sulmona del centro eh, Sitin contro l'ingiusta detenzione. L'Aquila Petrilli davanti a Montecitorio, io sei anni in cella, da innocente e mai risarcito. Ci spostiamo, ad Avezzano, ci spostiamo ad Avezzano per la cronaca pistole clandestine nei libri come in un film di 007, c'è stato un arresto e poi all'Aquila, Sant'Antonio, pochi spazi per l'integrazione e poi tornando ad Avezzano, dunque nella Marsica, corruzione, stati, attacca. I magistrati. Andiamo a vedere anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del Messaggero. Lotti porta i soldi per pescare. Il ministro annuncia sbloccati 18 milioni stanziati per riqualificare le periferie. C'è anche l'impegno per favorire la realizzazione del nuovo stadio. Più tardi vedremo il servizio sulla visita ieri a Pescara del ministro dello sport. E poi vittime di Rigopiano. I familiari recuperano i ricordi. E poi l'articolo di spalla. Gran Sasso, test radioattivo, i sindaci si riuniscono in assemblea. Andiamo a centropagina, pubblica le foto dell'allieva nuda, professore a giudizio, Avezzano Neguai, un noto musicista, vendetta per la fine della loro relazione. Poi, L'Aquila, persecuzioni in classe, condannato il bullo, minacciava di buttare studente dalla finestra. Andiamo nella parte alta della pagina per vedere altre notizie, altri titoli di articoli che poi ritroveremo all'interno del giornale. Residuo fiscale: tasse, L'Abruzzo incassa di più di quello che è versa dalle altre regioni. E poi, Chieti, Mirabella, domani dirige la Cenerentola al Teatro Marruccino e poi Teramo, la sfilata dei carri funebri per la gestione degli obitori. Andiamo a vedere per chiudere la prima pagina del quotidiano La Città, ricostruzione, chieste 5 condanne, a Canzano si sgonfia il processo per truffa sui danni del terremoto, 6 le richieste di assoluzione. Lasciamo la uh, prima parte uh, dell'edicola regionale, andiamo a vedere invece oggi eh, come ogni eh, mattina... I titoli dei quotidiani nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera. Anna Frank, la frase shock sulla visita in sinagoga. Vedete, se ne è parlato tanto per quello che è accaduto nei giorni scorsi a Roma. Ieri la Lazio, i tifosi biancocelesti che sono stati protagonisti di quest'atto, sicuramente. Molto, molto grave. Ieri la Lazio scesa in campo a Bologna nella giornata di campionato eh, ha indossato. Vedete eh, la maglia indossata dall'attaccante eh, bianco-celeste, ex del Pescara, tra l'altro Ciro Immobile. No all'antisemitismo con la foto di Anna Frank. Ma eh, si parla e si parlerà ancora molto di questa vicenda. E poi legge elettorale: sì alla fiducia. Napolitano accusa pressioni su Gentiloni. E poi più, a, più in basso, a centropagina pensioni la frenata del PD, rivedere l'aumento a 67 anni. Siamo a Repubblica, Verdini e la Lega salvano il governo. Questo è il titolo di apertura del quotidiano romano, i loro voti decisivi per approvare la legge elettorale. Napolitano accusa pressioni sul Premier, Banca Italia domani la nomina, Renzi, Gentiloni sceglierà Visco, ma io non lo riconfermerei, dunque, Nessun passo indietro di Renzi sulla vicenda della riconferma del numero uno di Banca Italia. E poi la Lazio con Anna Frank sulla maglia e il Menefrego degli Ultra in curva. Vedete i giocatori biancocelesti in campo con la maglia in ricordo di questa, eh, di questa eh, giovane, eh, questa ragazza che eh, morì eh, a causa delle persecuzioni naziste Anna Frank sulla maglia, la sua foto sulla maglia dei giocatori della Lazio. Andiamo a vedere anche la prima pagina del messaggero. C'è la fiducia ma numeri in bilico. Legge elettorale barricate del Movimento 5 Stelle sinistra al Senato. Il governo incassa 5 sì. Oggi il voto finale. Vedete anche sul messaggero ovviamente la foto della Lazio con le maglie antirazziste. Sceneggiata Lotito, Fiori nel Tevere. Fiori che erano stati eh, donati dal presidente della Lazio eh, nella sua visita eh, alla sinagoga di Roma. Sono stati poi ritrovati nel... Nel Tevere proseguiamo la stampa di Torino, pensioni e BCE, allarme dei conti pubblici, mossa del PD, rivedere l'adeguamento dell'età, Draghi di mezza gli stimoli, spread a rischio. E poi si parla, eh, in questo caso eh, andiamo in Russia, gli uomini d'oro del clan di Putin, amici e parenti del leader russo valgono 24 miliardi di dollari, scrive il quotidiano La Stampa, il tempo di Roma. Ecco la vera telefonata di Lotito, la frase shock del Presidente, perché ovviamente la polemica è incentrata in queste ultime ore anche sulla presunta frase pronunciata dal eh, patron della Lazio, famosa sceneggiata, la vedete, in realtà parlava, eh, scrive il tempo, con un membro della comunità ebraica. Leggete quello che si sono detti e dunque... Eh, si continuerà a parlare molto di eh, questa presunta frase, ci sarebbero anche delle registrazioni eh, del eh, presidente della Lazio Lotito, ma invece passando al calcio giocato, ieri giornata di campionato in eh, Serie A, eh, vincono, in questo caso i titoli riguardano le formazioni romane, la Roma con il minimo sforzo 1-0 con il Crotone, la Lazio per 2-1 a Bologna. E siamo al fatto quotidiano, eh, la Boschi fa viaggi privati all'estero e li paghiamo noi, eh, imbarazzo per il tour in Canada, scrive il fatto quotidiano e poi ancora il eh, giornale con ehm, questo titolo eh, nella parte alta della pagina che riguarda eh, la politica, la nuova legge elettorale, Verdini salva Linciuccio, Movimento 5 Stelle bendati in piazza, critico pure Re Giorgio, il presidente merito della Repubblica, Giorgio Napolitano in basso, Rai le spese della Maggioni, blitz della Guardia di Finanza. Si muove anche eh, Cantone Proseguiamo avvenire libero, creativo e solidale, ecco il lavoro che vogliamo, si apre a Cagliari la 48 ⁇ esima settimana sociale dei cattolici e poi a centropagina la legge porta al voto, la norma elettorale passa l'esame delle cinque fiducie e dopo la manovra il governo diventa a termine. Il quotidiano libero, l'autonomia è nemica degli sprechi romani, ecco perché il governo scrive libero e ostile a Zaia e Maroni, due governatori di Veneto e Lombardia. Sole 24 ore, il Monte dei Paschi regge il primo test per la borsa Vale 5,2 miliardi, il titolo chiude a 4,55 euro, vendite rallentate da difficoltà tecniche. E Siamo al giornale. Pensioni rapinate, vedete a centro pagina, sanguisughe di Stato, la consulta conferma, lo scippo assegni più poveri. Scrive il giornale, siamo al manifesto, da 1.500, questo è il titolo. Eh, che ehm, propone il quotidiano di sinistra 5 voti di fiducia, ecco, perché il 5 segnano la pagina nera del Senato che oggi approverà una pessima, scrive il manifesto, legge elettorale. Siamo al mattino di Napoli, sia la fiducia, ma il governo rischia Rosatellum di Battista minaccia il colle, stia attento a firmare oggi la decisione su Banca Italia Visco verso il bis e in alto si parla di calcio. Il ritorno di Super Mertens in Napoli non perde la testa, 3-2 a, a Luigi Ferraris con il Genoa e poi anche sul mattino la vicenda eh, che riguarda i tifosi della Lazio, fischi, sfottò e saluti romani, vergogna ultra su Anna Frank, le curve di Lazio, Roma Juve durante la lettura del diario ieri in campo, il diario di Anna Frank, e dunque anche ieri purtroppo in alcuni stadi abbiamo assistito a, a davvero, comportamenti dei eh, tifosi eh, sicuramente da condannare. Siamo al secolo d'Italia, zero seggi al eh, PD, questo è il titolo che riguarda la um, eh, nuova legge elettorale che eh, si sta votando eh, alla Camera, il secolo XIX, il quotidiano di Genova, la fiducia del Senato sulla legge elettorale, il Movimento 5 Stelle scende in piazza di Battista Mattarella, attento, dice l'esponente pentastellato. E poi... Ecco quanto Perderemo di pensione. I giudici stanno con il governo, scrive il quotidiano La Verità. Abbiamo calcolato il costo della mancata rivalutazione sancita dalla consulta, in media una botta da 25 mila euro sugli assegni. Questo era l'ultimo quotidiano che abbiamo esaminato per quanto riguarda l'edicola nazionale. Possiamo tornare a parlare invece delle questioni di casa nostra andando a vedere le pagine interne del quotidiano Il. Centro. Abbiamo visto le prime quattro pagine delle quattro edizioni. Siamo a pagina 2 per parlare dei fondi all'agricoltura, dei nuovi bandi. L'agricoltura blu, soldi per l'Abruzzo, corsa ai fondi agricoli. Quasi 2000 domande. La regione premia con oltre 11 milioni di euro chi non fa uso selvaggio di sostanze chimiche. E poi boom di vendite all'estero, i distretti industriali regionali trainano le esportazioni che segnano un più 15%. E poi in basso nuovi lavori, l'inventore di app, bando per 45 imprese che vogliono puntare sulla tecnologia degli smartphone, la FIRA lancia l'iniziativa che prevede finanziamenti fino ad un massimo di 17.770 euro per i progetti e quindi per iniziare l'attività imprenditoriale. Ieri la presentazione di questa iniziativa, devo vedere il servizio realizzato da Alfredo Primante. Favorire la creazione di eh, piccole microimprese altamente innovative e tecnologicamente molto avanzate, finanziando da un lato le spese di costituzione con un contributo, ma dall'altro la formazione e la qualifica di chi si rende partecipe e protagonista dell'iniziativa. Il bando regionale App Abruzzo Parti da Te ha una dotazione finanziaria di circa 1.500.000 euro che sarà gestita da FIRA, mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese, che coordinerà il progetto in collaborazione con l'Università degli Studi dell'Aquila, l'Università degli Studi di Teramo, la Fondazione Politecnico di Milano, la SIA e di Pixel. Le attività previste si svolgeranno attraverso quattro fasi consecutive e complementari. La prima prevede una campagna informativa realizzata attraverso lo scouting Tour Barcamp per dare informazioni ed indicazioni sul bando e aiutare i soggetti interessati alla costruzione del progetto da presentare. Una volta selezionati i 45 beneficiari inizieranno il programma con il Tech Meeting Barcamp, una full immersion di due giorni per favorire la creazione di team e far sì che i progetti presentati si trasformino in start-up. Successivamente ci saranno i percorsi formativi multidisciplinari per la durata complessiva di 400 ore che si terranno in presenza e in modalità e-learning presso l'Università di Teramo con docenti dell'Università dell'Aquila. Teramo E Milano con il coordinamento di SIA. Inoltre è previsto un programma di training e di accelerazione a cura del Poli con il supporto di D-Pixel che avrà la durata di 5 giorni full time con docenti della Business School del Politecnico di Milano, oltre che incontri con imprenditori, investitori ed esperti del settore. Qual è il percorso delle start-up nella nostra regione? Eh, rappresentano oramai una nuova frontiera dell'economia, una nuova frontiera dell'occupazione. Si pensi che delle start costituite negli ultimi tre anni eh, hanno eh, diciamo così, partorito 35.000 nuovi posti di, eh, di lavoro. La realtà in Abruzzo è comunque marcata, Fira detiene un market piuttosto elevato in termini percentuali, 44 sono le partecipate start-up da parte di Fira eh, che rappresentano circa il 70% dell'intero eh, segmento delle start-up presenti in Abruzzo. Un mercato quindi è una frontiera sicuramente da perseguire, perseguibile, importante per i giovani che vogliono trovare una nuova occupazione, ma che necessita poi a livello nazionale di un supporto importante in termini di defiscalizzazione e di incentivo all'equity, cioè incentivo all'apporto di capitali all'interno di questa realtà. Andiamo avanti con la lettura delle pagine interne del Centro. Siamo alla cronaca regionale. Malati di gioco d'azzardo, ludopatia e emergenza. Quei fondi vanno sbloccati. Questo è il titolo di apertura di eh, pagina 12 dal SERD di Pescara l'appello dopo la sentenza del TAR che congela oltre un milione di euro il fenomeno della ludopatia non risparmia nessuno in cura anche uomini delle forze dell'ordine poi di spalla vedete anche in Abruzzo il basket in particolare in campo oltre al calcio per quanto riguarda i campionati professionistici con l'immagine di Anna Frank in basso Ingiustia, ingiusta detenzione e risarcimento, l'Abruzzo Manifesta, presidio ieri davanti a Montecitorio, a Roma. Siamo alla cronaca di eh, Pescara. Arriva il ministro. Lotti inaugura lo stadio nel paese di D'Alfonso, ovvero Letto Manopello, realizzato dopo anni di attesa con 440.000 euro di fondi regionali. I compaesani del governatore, merito suo, non si è mai scordato. E poi questo il pomeriggio, in mattinata invece il ministro era stato a Pescara, a Palazzo di Città, per benedire la nuova casa del Pescara, il nuovo stadio. Lotti ha definito il progetto bellissimo, poi ha annunciato che ora bisogna pedalare per realizzare l'impianto. Più avanti vedremo il servizio e ieri durante la visita del ministro a Pescara, proprio per la presentazione del nuovo progetto dello stadio, c'è stata l'incursione lo, lo di eh, Marcello Antonelli, capogruppo in Consiglio Comunale a Pescara di Forza Italia. Antonelli, che ha consegnato 50.000 euro ad Alfonso, il capogruppo di Forza Italia, affronta il governatore sotto gli occhi del ministro. Sono gli unici soldi falsi che, ha detto l'esponente di Forza Italia, riceverà da me dopo la querela per diffamazione. Blitz nelle scuole, cronaca con i cani antidroga. I carabinieri passano al setaccio due strutture scoperti marijuana e ascici in un bagno per studenti e nel parcheggio. E poi sulla spiaggia del Molo Nord di Pescara ha trovato un delfino morto ucciso dal virus del morbillo. Siamo ancora alla cronaca di Pescara, annullata la gara d'appalto per i servizi di ambulanza, accolto il ricorso della Croce Rossa di Penne, azzerato il bando da 11 milioni, il TAR meglio l'attività gratuita delle associazioni di volontariato che alzare i costi in alto. Forum sulle potenzialità del mercato cinese. Questa mattina la Camera di commercio di Pescare. Poi vedete di spalla l'impianto della Fater ricicla il 100% dei pannolini usati. Inaugurazione di questo progetto a Treviso. E poi proseguiamo: impastato, attenti all'indifferenza. Al premio Borsellino, il fratello del giornalista ucciso dalla mafia dice: odio e vendetta non portano da nessuna parte. Andiamo ancora avanti. Campagna Amica, il mercato ospita medici e ostetriche. Incontro con le consumatrici in via Paolucci per parlare di malattie urologiche col diretti donna. Dice lo stile di vita sano è fondamentale per la prevenzione. e Poi a centro pagina festa della zucca e della frutta secca. Domani la manifestazione con Campagna Amica e Col Diretti. A Pescara è sempre per quanto riguarda gli appuntamenti del fine settimana, Abruzzo Oktoberfest al via Cibo Tedesco Musica e eh, DJ al Marina di Pescara e dunque al porto turistico, da Pescara ci spostiamo a Montesilvano, a proposito di Pescara si parla, si continua a parlare della eh, grande Pescara e eh, vedete l'articolo a tutta pagina, e il dibattito maggioranza unita e città mobilitata, no al comune unico. E dunque questo è il titolo più importante. I gruppi contrari al progetto avviano la campagna per fermare la proposta di legge. Nasce un comitato e parte una petizione. Dunque voci negative alla nascita della nuova Pescara arrivano da Montesilvano. Proseguiamo. Sempre Montesilvano, rotatoria più ampia, meno traffico e smog, si lavora allo svincolo tra le vie Togliatti e chiarini per alleggerire i flussi di auto dalla variante ANAS. Sempre a Montesilvano il sindaco Maragno firma l'ordinanza antineve a bus per la città. Della musica proseguiamo. Siamo ora a Francavilla al mare, l'artista pescarese Falcone dona una tela a San Franco, il prezioso omaggio per la Chiesa Madre sarà presentato domenica dopo la messa solenne. È un dipinto che raffigura la crocifissione e le tre Marie. E sempre a Francavilla al mare, eh, si parla in questo caso di politica, vedete l'articolo di Spalla in Consiglio, gli emendamenti su sicurezza e, eh, sociale presentati da Articolo 1 vedete nella foto l'esponente di Articolo 1 di Francavilla, Stefano Di Renzo e poi San Giovanni Teatino serata a Marcord per i 71 redici reduci della Sipe S.P.A. e siamo alla pagina che riguarda Penne Popoli e l'Alta Val Pescara questo titolo di apertura molto importante perché oggi arriva la firma del contratto per i lavori a Rigopiano la società Volturino che è concessionaria del servizio di igiene urbana avvierà forse già da lunedì prossimo gli interventi di bonifica nel sito devastato dalla valanga e vedete le immagini di come oggi la situazione a Rigopiano di Farindola e poi all'anno al comune un bassorilievo di eh, Gino Sabatini Odoardi l'artista che dona eh, quest'opera al comune di Alanno e poi in basso Penne, rete internet super veloce, varato l'accordo con Tim. Manopello, bufera in comune, si dimettono le consigliere del PD di Donato e Miniaci in contrasto con il sindaco. Siamo alla pagina di Chieti del centro Toghe in gara, eh, l'appalto è da 160.000 euro, conteso da 16 avvocati, la provincia cerca legali esterni ma il bando finisce all'esame del TAR e arriva il primo stop Studio di Roma, si aggiudica la gara ma in 5 fanno ricorso e il servizio è in proroga ormai da due anni. Alesa in liquidazione dipendenti licenziati, la società provinciale per l'energia manda a casa i lavoratori senza TFR e con otto mensilità arretrate. In basso siamo a Lanciano, papà assolto a due anni dall'arresto, finisce l'incubo per un cinquantenne accusato di abusi e maltrattamenti. E poi scuole insicure chieti su striscia, l'inviato Pinuccio realizza un servizio davanti all'Istituto Tecnico e al Liceo Artistico. Siamo alla pagina dell'Aquila, mobilitazione nazionale in giusta detenzione, Sitina Montecitorio per cambiare la legge. In piazza l'Aquilano Petrilli, per lui sei anni di carcere speciale. Sono stato assolto ma non ho ricevuto alcun risarcimento. A centropagina la cronaca, siamo ad Avezzano, pistole nascoste nei libri come 007, arrestato un 55enne marsicano, acquistate su internet e modificate per sparare. In basso a Canistro, hotel chiuso dai NAS, lite politica a Canistro, l'opposizione è della moglie del sindaco, lui doveva controllare, Di Paolo ribatte, nessun conflitto di interessi. Siamo alla pagina di Teramo, di Teramo Provincia. Dal centro, in questo caso siamo in Val vibrata, da fuoco ad un camion per un debito. Sant'Egidio, professionista denunciato per incendio doloso ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni. E poi in carcere otto mesi da innocente, imprenditore risarcito, era stato arrestato per rapina. E poi Giulia Nova vola nella scarpata, salvata dal fidanzato in basso Vertenza Atria. Da Roma, flebile spiraglio, ritorna alla regione la trattativa per ridurre i 55 licenziamenti. I sindacati dicono: Ma non vediamo aperture. Siamo allo sport, allora possiamo passare al messaggero per vedere. Pagina 2: Il nodo del fisco: tasse, l'Abruzzo in cassa, anche dalle altre regioni. Il saldo tributario è di un miliardo e 300 milioni che arrivano dal resto d'Italia alla spesa per i laboratori del Gran Sasso, assorbere gran parte eh, delle risorse. E poi a centro pagina la Fater Ricicla Pannolini Assorbenti, presentato impianto unico al mondo. Andiamo avanti eh, per arrivare alla pagina che riguarda eh, Pescara, l'aiuto di Lotti per il nuovo stadio, ieri la presentazione del nuovo progetto dello stadio di Pescara, alla presentazione eh, di questo progetto anche il Ministro dello Sport Lotti e vedete la a provocazione di spalla questo articolo con foto, Antonelli querelato, paga il governatore e noi possiamo andare a vedere il servizio sulla visita ieri a Pescara del Ministro dello Sport Luca Lotti. Penso che sia una bella realtà, penso che si debba correre, ma ora ci illustreranno i tempi, modalità e la descrizione dell'intero intervento. Mi fa piacere vedere che ci sono realtà che investono nelle infrastrutture sportive considerando le infrastrutture essenziali. Il meglio è davanti a noi, così ha concluso il suo intervento il ministro dello sport Luca Lotti, ospite d'onore questa mattina a Pescara per una giornata importante per il capoluogo adriatico perché c'era la presentazione del nuovo progetto dello stadio che sorgerà nella parte sud eh, del, della città. Eh, presente anche il presidente della regione Luciano D'Alfonso che ha eh, parlato commintamente dell'intervento dell dei privati in questa operazione e ha parlato soprattutto anche di quella che ha chiamato cultura dell'anticipo. Io tre valori ho messo in evidenza. Per la prima volta ci muoviamo in anticipo. Prima che la ristrettezza della norma ce lo dica spintonatamente. Secondo il fatto che qui c'è il protagonismo della finanza privata e va benissimo. Terzo che parliamo di calcio e non solo, che insegna il rispetto all'avversario anche nella vita individuale e collettiva. Mi complimento con chi ha messo in campo questa iniziativa e voglio ancora dire che mi convince molto, mi fa innamorare il profilo dell'investimento del privato privato. Sarà un progetto secondo le parole del primo cittadino Marco Alessandrini eh, che riqualificherà un'intera zona, quella sud appunto di Pescara che dovrà diventare un hub anche a livello eh, di trasporti. Ovviamente eh, presente anche il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, che ha parlato di questo nuovo progetto che potrebbe vedere la posa della prima pietra nel 2019. Eh, se si vuole guardare al futuro con una maggiore tranquillità c'è bisogno di dotarsi delle infrastrutture perché altrimenti si resta al palo e, e non si cresce. Noi abbiamo bisogno di fare questo e stiamo lavorando per, per arrivare a una conclusione in tempi brevi. E, non è un caso che in Italia abbiamo tanti, tante strutture vecchie, strutture che hanno oltre 70 anni di vita e che non sono sicuramente accoglienti per quelli che sono i nuovi i nuovi tifosi del calcio perché poi se vuoi portare le famiglie, vuoi portare più gente allo stadio devi comunque dare dei servizi che oggi le nostre, le nostre strutture non hanno. Ovviamente non poteva bancare una battuta anche sulla partita di ieri sera ad Empoli a sconfitta dei Biancazzurri di Zeman 3 a 1 e anche su quello che oramai è definito il caso Pigliacelli. Il presidente Sebastiani però è d'accordo con la decisione del tecnico Zeman. Ma ieri penso che il Pescara abbia dimostrato la società, il Mister e eh, tutti quelli che sono lo staff del Pescara che eh, nessuno, tutti sono utili e nessuno è indispensabile. Pigliacelli probabilmente ha sbagliato nell'atteggiamento. E come ha detto il mister, dipenderà tutto da lui, quindi... però non, 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 si può far passare, non si può far passare nulla perché poi è anche una mancanza di, di rispetto eh, verso gli altri componenti della squadra che si allenano quotidianamente e che magari stanno trovando anche poco spazio, però non, certamente non, non si comportano in questa maniera. Quindi in questo caso la società di Sebastiani sta con Zeman? Assolutamente sì. E poi è stato alla volta dell'intervento proprio del ministro Luca Lotti. Poi ha parlato in conferenza stampa anche dell'importanza delle linee strategiche, di come può essere una linea strategica la valorizzazione degli impianti sportivi. Pescara si inserisce dunque in una linea che parte dalla Juventus, passa per Udinese, Frosinone e Cagliari. Gli ultimi esempi. Rappresentano già una parte importante dal punto di vista sportivo. Deve essere considerato l'investimento anche come investimento economico e turistico per il nostro Paese. Gli investimenti in quegli stadi che lei ha citato vanno in questa direzione ma anche le infrastrutture sportive che stiamo rimettendo a posto nel nostro Paese grazie al bando Sport e Periferie. Questa è la direzione giusta, dobbiamo continuare lunedì prossimo, uscirà il prossimo bando il prossimo fondo sport e periferie con ulteriori 100 milioni. Questa strada è quella giusta, dobbiamo continuare ad intraprendere questa direzione perché non ci possiamo fermare perché le infrastrutture sportive in Italia sono importanti anche dal punto di vista economico. Questo è il dettagliato servizio di Jacopo Forcella sulla visita ieri del ministro Luca Lotti a Pescara per la presentazione del nuovo progetto dello stadio presidente del Pescara ha parlato anche della vicenda a Pigliacelli, ne parleremo anche noi nell'ultima parte quando ci sarà la pagina sportiva prima di fermarci per qualche attimo. Un altro titolo che riguarda Pescara, negozi in Via Bologna delibera sospesa il centro commerciale al posto del parcheggio non risponderebbe ai requisiti di legge sugli standard, quesito alla regione. Allora noi possiamo fermarci per qualche istante poi torneremo in studio per la seconda parte di mattino 6. Seconda pagina di Mattino 6, seconda parte, con ancora le pagine sulla cronaca di Pescara, rapine e aggressioni e game, le baby gang di Lagano, inchieste a catena e arresti degli ultimi mesi, fanno salire l'allarme lo psichiatra di Gian Antonio accusa famiglie e scuola, latitanti. E poi, centro pagina, il dialogo... Impossibile sulla filovia i comitati, la strada parco non si tocca. L'assessore Civitarese annuncia finanziamenti dell'Unione Europea per il trasporto ecologico, ma serve il percorso dedicato in basso, anche sul messaggero ritroviamo la notizia dell'operazione di ieri dei carabinieri, scoperte scorte di Marijuane Asci in due istituti carabinieri in azione. Siamo alla pagina dell'area metropolitana di Pescara, Farindola, via le macerie sotto l'occhio dei parenti, parte la bonifica dell'area della tragedia. E poi Psicologa uccisa, slitta la decisione sul killer. La difesa presenta nuovi documenti. E poi il risico sanitario a Titti Petruzzi, il controllo di Villa Pini, Villa Serena rileva le quote di Pierangeli. E poi il libro, Codice Catena, Sei Secoli di Democrazia a. Penne. Proseguiamo, andiamo a vedere la pagina dell'Aquila dal messaggero. I democratici dalla centrodestra, soltanto bullismo istituzionale. Il PD continua ad incalzare il sindaco Biondi a 120 giorni di governo. E poi... La sanità eh, di spalla, l'Asla la a rischio collasso. Se non si revocano i tagli, l'UIL la lancia l'allarme, e propone un tavolo urgente con l'assessorato regionale trasporti. a rischio istituita una commissione in basso, torturato dei compagni di classe, esemplare condanna. Il tribunale per i minorenni ha inflitto tre anni, pesa sospesa, ad uno. Tre ragazzi finiti sotto inchiesta. E poi eh, Parco del Sole, siamo sempre all'Aquila, a maggio l'Anfiteatro, il teatro che è anche un'opera d'arte, firmato dalla scultrice statunitense Beverly Pepper, conosciuta in tutto il mondo. E poi la ricostruzione 2, uno proprio, queste tubature del gas in centro. E poi il dibattito, sto e starò sempre con gli aquilani veri, questa... L'articolo la, um, che riguarda questo dibattito, proprio sulla um, città dell'Aquila, e poi è Aquilano il presidente della uh, società di urologia. Si tratta del uh, professor Giuseppe Vespasiani. Poi, Cultura di Pietrantonio, doppio evento in città con la vincitrice del premio Campiello. Proseguiamo, andiamo avanti, pagina di Avezzano Sulmona, la cronaca, innamorato e lasciato si vendica sul web, musicista di 77 anni rinviato a giudizio e stalking perché minaccia di pubblicare foto di lei, riferite al vecchio rapporto. Andiamo avanti, Sulmona, la Magneti Marelli riesplode l'attenzione e poi blitz di squadra mobile e commissariato, armi a gogo in casa, acquistate sul web. Sulmona, assunta a sua insaputa da un anno e mezzo. Nuova sorpresa dal caso della società Smeraldo Resort che è stata dichiarata fallita. Carsoli, Scuola Lavoro, Summit di Manager e Dirigenti e poi ex direttori del Parco Nazionale nel Mirino della Corte dei Conti per consulenze legali esterne che avrebbero potuto ottenere gratuitamente dall'avvocatura dello Stato. Torniamo ad Avezzano, Tribunale, arriva il sottosegretario alla ehm, giustizia Federica Chiavaroli, scintille in vista. Siamo alla pagina di Chieti del Messaggero Scuole e lotta al bullismo con le blue box della Polizia, cassette della Questura, alle medie e alle superiori. Ecco il nuovo progetto. E poi la cultura con Michele Mirabella che eh, dirigerà Cenerentola al Teatro Marrucino. La cronaca, caccia ai ladri, l'arma recupera due camion rubati a Chieti e San Buceto e poi a proposito di cronaca Carabinieri il tenente colonnello Bartemucci sarà il nuovo comandante del reparto operativo del provinciale di Chieti e poi l'Ateneo d'Annunzio al professor Trinchese il compito di attivare il DAMS. Siamo alla pagina di Lanciano Vastortona, Tarsu, il comune deve risarcire, il giudice dà ragione ai cittadini che contestavano gli aumenti del 2013. Allora su questa vicenda possiamo andare a vedere il prossimo servizio. Il piano finanziario approvato prevedeva un aumento di quasi 990 mila euro rispetto al passato, questo aumento come la legge diceva non poteva e non doveva essere pagato dai cittadini, ma la legge dice all'ente devi coprirlo con altra fiscalità, di conseguenza fu disattesa ogni risposta. Domanda posta anche in sede di, di interrogazione nell'ottobre 2016 dall'intera minoranza e anche in quell'occasione non ci fu data alcuna risposta. Oggi sono arrivate altre sei sentenze della Commissione Tributaria nella quale il Comune di Lanciano è soccombente, ma la cosa peggiore è che il Comune di Lanciano è stato assente in sede proprio di discussione e dibattito della Commissione Tributaria, cosa che invece fu detta nell'interrogazione 2016 che loro addirittura avrebbero fatto il ricorso in Cassazione perché erano diciamo, convinti che c'erano degli errori. Oggi i cittadini si trovano ad aver pagato di più, i cittadini devono riavere questi soldi, invitiamo il Comune in primo ad agire in autotutela per mettere comunque anche lo stesso ente in una situazione di tranquillità e poi di eh, accendere e apri, ad aprire uno sportello nel quale il cittadino può chiedere giustamente delucidazioni, chiarimenti ed avere i soldi indietro. Sono state individuate delle fasce di utenza che hanno pagato di più? Allora sì, l'hanno individuata loro stesso quando approvarono nel 2013 la delibera praticamente già in giunta, se non sbaglio era la 247 del 13, eh, ce qui, del 13 novembre 2013, nella quale praticamente loro dissero che c'era per le utenze domestiche un aumento del 19%, per le altre utenze un aumento del 33%. Restiamo a Lanciano, violenza sessuale, cinquantenne scagionato e poi altre due notizie che riguardano la città frentana, città senza acqua oggi per lavori, metà Lanciano senza acqua dalle 13.30 alle 17.30 e poi Sangritana, sicurezza sui treni grazie a Vigilantes Group. Siamo ad Ortona, Nervegna, senza dragaggio il porto, perde opportunità in basso vasto, nessuna lottizzazione abusiva, tutti assolti per il Molino. Village. siamo alla pagina di Teramo del messaggero Carri Funebri sfilata contro la gestione degli obitori comunali. Il clou c'è stato sotto la sede dell'Asl di via Ragusa. Di Berardino dice iniziativa pacifica per la sensibilizzazione. E poi l'avvertenza Atria, oggi Assemblea, ha chiesto lo stop agli scioperi. E poi Vibrata non paga fattura da 1000 euro e gli brucia il camion. E poi, Camera di Commercio, il presidente Lanciotti parla del rilancio delle imprese dopo il sisma. Ricostruzione, arriva in città il commissario per la ricostruzione del post terremoto, Paola De Micheli, che sarà oggi a Teramo. Pagina di Giulianova: Roseto Valvibrata di Gennaro, tre sfratti in due resistono. I carabinieri insieme ad un fabbro sono intervenuti ieri mattina nel condominio Orsini per procedere al cambio delle serrature. E poi ancora Giulianova batte un albero e l'auto si ribalta, salvata, giovane dal fidanzato. E poi sempre a Giulianova, blitz della polizia stradale, droga e, e minorenni. Nel eh, mirino dei controlli, val vibrato, uffici postali, la ballata, teme di essere dimezzata. E poi a Canzano le false eh, lesioni sismiche, le richieste del PM, assoluzioni per i titolari delle ditte imputati a vario titolo per truffa e falso. Infine siamo ad Atri, ospedale, ecco tre nuovi primari per il San Liberatore di Atri. Siamo arrivati alle pagine dello sport, dobbiamo andare a vedere insieme le pagine interne del quotidiano La Città. Partiamo dalla cronaca regionale. D'Alfonso attacca la soprintendenza, troppi no. Lo sfogo del presidente della regione ieri durante la visita del ministro dello sport Luca Lotti a Pescara e poi finanziari eroi di Rigopiano, maestri di sci ad honorem. Andiamo avanti, ricostruzione a Canzano, il PM chiede cinque condanne, truffa e falso, il processo sulle ristrutturazioni con fondi pubblici si sgonfia, sei le richieste di assoluzione. E oggi Paola De Micheli sarà a Teramo per benedire il patto della ricostruzione. In basso, scuola, dettate le linee guida della ricostruzione. Proseguiamo. Noi lucidi, conti e indici non tornano da Alberto Affonda, oltre 2 milioni di euro in 10 anni, ma la scuola non raggiunge nemmeno lo standard minimo, dice l'esponente politico eh, Teramano sulla scuola. Leggiamo ancora, c'è un'inchiesta della procura dopo gli esposti presentati dai genitori. Piano di recupero, siamo sempre a Teramo. Parliamo del Teatro Romano, entro 10 giorni l'incontro tra il progettista e la soprintendenza Atria insiste con i licenziamenti, la vicenda dell'azienda di Santatto, come capita, ha rifiutato ogni alternativa del Ministero dello Sviluppo economico e poi verde pubblico da risparmi delle gare sul verde spunta un programma per le potature Mariani tenterà lo sgambetto in regione. Il capogruppo risponde per le rime al governatore e annuncia la defezione al prossimo consiglio regionale per il 31 ottobre. Potrebbero riesplodere le tensioni nella maggioranza sul numero legale. E la politica teramana cena tra gatti e brucchi per l'epilogo della consigliatura. Cartecchio entro sabato finiti i lavori al portale un anno dopo le scosse di terremoto la Teramo Ambiente ha avviato i lavori di messa in sicurezza dei cimiteri e poi la protesta sfilata di carri funebri davanti alla ASL di Teramo per l'affidamento delle camere mortuarie Fondazione Tercas protagonista nel terzo settore cultura nuove generazioni in contrasto alla povertà celebrata la quinta giornata europea delle fondazioni Proseguiamo, pagina che riguarda la provincia. La regione rivoluziona gli sportelli turistici. Il vicepresidente della regione con delega al turismo Giovanni Lolli annuncia la riforma degli atti. In questo modo non funzionano e sono mal dislocati in basso. Natura del fino trovato morto senza vita sulla spiaggia di Pescara era affetto da morbillo. Emergenza Gran Sasso. Alla SOX, eh, parliamo della SOX. Di sabatino convoca i sindaci Teramani, il presidente della provincia ieri all'Aquila, all'incontro convocato dal prefetto di Teramo, Gabriella Patrizzi. E poi Val Vibrata Alba Adriatica videosorveglianza in arrivo anche nel parco pubblico di Villa Flaiani. E poi Sant'Egidio incendiò il camion del cliente Moroso. Imprenditore si fa giustizia da solo e finisce nei guai con i carabinieri. In basso a Tortoreto, un altro successo per il gran Galà del peperoncino. Siamo alla pagina di Giulianova e Mociano. A Mociano, incastrata nell'auto finita fuori strada, Giuliese, 28enne salvata dal fidanzato, che la trova in un fosso tra gli ulivi. E poi Nido Arcobaleno, bambini a lezione di ambiente con gli assessori ed un drago gigante in basso, tornano a casa i vicini dell'appartamento bruciato, resta inagibile la sola abitazione interessata dal rogo dello scorso mese di settembre. Siamo alla pagina di Atri eh, Roseto, partiamo da Atri la, ad Atri, la sede della Commissione nazionale sui grandi rischi. E poi tre nuovi primari al SA Liberatore a partire dal 2018 guideranno i reparti di ortopedia, medicina e chirurgia. Il consigliere regionale Luciano Monticelli dice che l'obiettivo è quello di assicurare dei profili che permettano il mantenimento ed il rilancio della struttura. Siamo Roseto degli Abruzzi, operaio della Rolli perde due dita nei macchinari riattaccate grazie all'intervento chirurgico effettuato all'ospedale di Ancona. Ancora Roseto, il Comune taglia la tassa sui passi carrabili, la notizia dell'assessore Antonio Frattari che annuncia anche l'estensione dei parcheggi a pagamento. La tassa è stata introdotta dalla Giunta Pavone per volontà dell'ex assessore Alfonso Montese, leggiamo qui dal quotidiano La Città. Sempre Roseto, pista ciclabile, il sindaco glissa sui problemi segnalati dai commercianti di Lungomare Trento. Provvedimenti in arrivo per le intemperanze dei tifosi, siamo sempre a Roseto, il sindaco Sabatino di Girolamo ha incontrato il maggiore dei carabinieri della compagnia di Giulianova, Domenico Calore. Proseguiamo, pagina della cultura, quell'occhio sugli oggetti allarmanti, Urbetto Mariani, l'artista intuisce, dice, i processi che avverranno in futuro. Arriviamo alla pagina dello sport, gravina duro su Federbet, solo propaganda, il numero uno della serie C contrattacca le loro metodologie mediatiche, non c'entrano nulla con l'etica. ieri. Eh, abbiamo ascoltato, lo ha fatto per noi Jacopo Forcella, il presidente della Lega di Serie C, Gabriele Gravina, che era presente a Pescara per la presentazione del progetto del nuovo stadio. Andiamo ad ascoltare dunque le parole del numero uno della Lega di Serie C. Presidente, nei giorni scorsi un po' è finita nell'occhio del ciclone per la questione Fano Modena. Eh, ecco, a pochi giorni dal prossimo turno di campionato, eh, che certezze ci sono? Se ce ne sono? Ma le certezze eh, sono legate al rispetto delle norme, entro oggi noi aspettiamo eh, una risposta chiara e definitiva da parte dell'amministrazione comunale di Modena e da parte della società Modena e dopodiché noi comunicheremo a chi ha il dovere e il diritto di applicare le norme che è la Federazione Italiana Gioco Calcio e quindi vedremo un attimo quelle che saranno le decisioni finali. Io sono fiducioso per il rispetto delle norme sicuramente, un po' meno per l'esito. Eh, ha visto anche le, le dichiarazioni de, di Federbet su questi flussi di scommesse, insomma che giudizio ne dà? Ma dico che è una, è una modalità ben nota, eh, noi che siamo addetti ai lavori conosciamo bene eh, queste metodologie, una metodologia... Che noi personalmente non condividiamo, non apprezziamo e condanniamo. Lega su questo evento specifico ha adottato i soliti provvedimenti che adotta sempre, non l'ha fatto a livello di stampa, ma lo fa solo ed esclusivamente agli organi competenti che sono gli unici che hanno. La, il diritto e hanno soprattutto eh, il potere di poter esercitare qualunque tipo di controllo. Sbandierare i 420 a livello di comunicazione di stampa, eh, l'avere una notizia che tutti hanno, mi sembra veramente fuori luogo, mi sembra una propaganda di natura commerciale che non fa parte della nostra politica, non ha nulla a che vedere con l'etica, ma soltanto un principio che noi continueremo a condannare per le modalità, e comunque ci vedono impegnati nella lotta al match fixing perché noi siamo convinti che il nostro metodo condiviso con gli organi di, che tutelano la giustizia in Italia come il Ministero degli Interni sono gli unici metodi che dobbiamo seguire. Questa è l'intervista di Jacopo Forcella al presidente della Lega di Serie C, Gabriele Gravina. A proposito di Serie C parliamo del Teramo, sempre dalle pagine dello Sport del Quotidiano. La città calore, il portiere Biancorosso dice con l'avversaria dirette, serve maggiore concentrazione. Il portiere fa le carte al campionato del Diavolo, a parte con la Ravenna, finora siamo, stati, eh, siamo andati eh, sempre sotto. Lasciamo le pagine dello sport, del quotidiano La Città, eh, torniamo a parlare di sport. E eh, ovviamente, dopo la giornata di campionato in Serie A, non possiamo non dare uno sguardo, come facciamo d'altronde ogni mattina, alle prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport. Montella si tira su il Milan, scaccia la crisi. Quattro reti al Chievo nella gara giocata al Marcantonio Bentegodi. Eh, il Milan si tira su. Eh, eh, questo il gioco di parole si tira su, ma in realtà si tira su perché eh, lo spagnolo sblocca e sveglia i rossoneri che tornano alla vittoria dopo oltre un mese. Ora il tecnico Montella è più saldo in panchina. La vera Scintilla la voglio con la Juve. Che sabato arriverà a San Siro. In alto Napoli e Juve Super Gol, Magico Mertens Sarni, eh, Sarri scusate, torna in vetta, Bernardeschi di Bala, che spettacolo! E poi ovviamente immancabile il, eh, la notizia che riguarda la Lazio, la Lazio in volo per quanto riguarda il calcio giocato, vittoria per 2-1 a Bologna, lo Tito Shock sulla eh, Sinagoga, ne parlavamo prima leggendo i, i, i titoli dei quotidiani nazionali, spunta un audio sulla visita al ghetto Famo sta eh, sceneggiata e bufera al Dallara, cori fascisti dei suoi tifosi. Lasciamo la Gazzetta dello Sport, siamo al Corriere dello Sport, Juve altri quattro, Alleghi travolge la spalla, le romane continuano a volare, Marziano Mertens per la vittoria del Napoli a uh, Genova con la formazione... Rossoblu e poi il caso ultra un audio rubato in Guaia Lotito. Leggiamo questa notizia anche sul Corriere dello Sport. Infine, è tutto sport per quanto riguarda i giornali sportivi nazionali. Macchina da gol 4 a 1. Vedete la foto di Higuain. Eh, Toro Mijirovic è già finita. Rischia la panchina il tecnico serbo dei Granata battuti per 3 a 0 a Firenze. Noi andiamo a vedere le pagine di sport dei giornali ehm, locali. Partiamo dal centro per vedere appunto i risultati della giornata di ieri in Serie A la Juve balbetta ma fa poker Juventus batte Spal 4 a 1 Lazio show quinto successo di fila dall'Ara di Bologna Lazio Bologna 2 a 1 e poi Benevento sfortunato perde a Cagliari per 2 a 1 con un gol il gol del 2 a 1 dei Sardi realizzato da Pavoletti pensate al quinto minuto di recupero 10 sconfitte su 10 gare giocate per il Benevento e record negativo per i campionati di Serie A e poi l'Udinese salva del Neri, vittoria dei bianconeri a Sassuolo per 1-0, ma potrebbe rischiare a questo punto la panchina il tecnico degli Emiliani Bucchi. Poker Milan, Montella si salva, Chievo Milan 1-4, Mertens riporta il Napoli in vetta. Napoli che passa a Genova per 3-2, Roma, Crotone 1-0. Di Francesco ringrazia Perotti. La Roma supera il Crotone, decide un rigore dell'Argentino piuttosto discusso. Fiorentina-Torino 3-0, Atalanta-Verona 3-0, questi i risultati delle altre partite, siamo al Pescara, Pigliacelli-Pescara i titoli di coda, il portiere, vedete il titolo principale, messo fuori rosa e forse verrà multato, la gente in città per parlare con il club. Abbiamo ascoltato prima eh, l'intervista di Jacopo Forcella, il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, che ha parlato anche eh, della vicenda... <coughs> Scusate, Pigliacelli eh, dicendo, sostenendo che la società è eh, dalla parte del tecnico. Il procuratore eh, di eh, Pigliacelli Caravello chiarisce: Mirko non ha rifiutato la panchina. Il Platone Sebastiani, lo ha detto proprio ai nostri microfoni. Siamo con il Boemo, ma si pensa alla gara di sabato di campionato con il Brescia all'Adriatico. Il Brescia dell'ex Pasquale Marino, Capone e Bovo verso il rientro e dunque Zeman. Eh, cambierà l'ennesima formazione, <coughs> scusate. Breda verso Perugia è stato esonerato il tecnico eh, della eh, formazione eh, Umbra, Federico Giunti. E dunque, Breda dovrebbe essere il nuovo tecnico. Si allontana invece Cosmi alla Spezia. I tifosi augurano invece la morte ai giocatori. Dopo il KO di Ascoli, dunque minacce di morte, cosa molto, davvero gravissima quello. Quello gravissimo quello che è accaduto a La Spezia. Vedete poi nella foto, tornando a vicende sicuramente più edificanti, a Letto Manoppello, ieri premiati dal ministro dello sport Luca Lotti, eh, tre sportivi abruzzesi, vedete Vincenzo Marinelli, Gabriele Gravina che abbiamo ascoltato prima eh, da, eh, con Jacopo Forcella e anche il nostro Alberico Di Cecco che conduce la trasmissione WISP sulla nostra rete. <coughs> Chiedo scusa, andiamo avanti. Siamo alla pagina di eh, serie C. Il buon momento del Teramo: calore vuol dire fiducia. Il gruppo è più unito, si parla poco e si lavora molto, dice il eh, giocatore Teramano. E poi in basso, serie D: eh, l'Aquila stoppa i rimborsi spesa. C'è lo spettro del fallimento. Domani l'assemblea del club in difficoltà. Proseguiamo, pagina dell'eccellenza perché domenica ci sarà il big match allo stadio Angelini, si giocherà Chieti Giulianova di fronte. Due delle squadre favorite per la vittoria finale. Saremo anche noi con le nostre telecamere, ovviamente allo stadio Angelini, per seguire questa sfida che mette in palio sicuramente molto più dei tre punti. In basso si parla sempre del campionato di eccellenza. Donzelli, il Martinsicuro, dice, è pronto al decollo. Martinsicuro che aveva battuto il Chieti nell'ultimo turno. E poi il basket abruzzese premia i suoi gioielli, festa regionale che si è tenuta a Montesilvano andiamo ancora avanti perché c'è una notizia abbastanza clamorosa che riguarda il calcio a 5 le dimissioni del tecnico fulvio colini il pescara prende tempo l'allenatore dei biancazzurri decide di salutare dopo tre anni il club rimane in silenzio e sta valutando se accettare le dimissioni del tecnico chiudiamo con le pagine dello sport il messaggero pescara un passo indietro la prova deludente di empoli conferma che la squadra stenta ancora ad interpretare il calcio voluto da Zeman e poi Pigliacelli fuori rosa, si va verso la separazione e poi la gara di sabato con il Brescia, Bovo e Zampano verso il rientro, in basso il basket, basket di Serie A2. Casagrande Roseto ha bisogno dei suoi tifosi, parla il giocatore Rosetano che dice: Siamo consapevoli del brutto momento, ma abbiamo tempo per rimediare, abbiamo una grande voglia di riscatto. Questo Teramo mi piace, parla il portiere Calore e invece. Il calcio a 5, abbiamo visto anche qualche istante fa, Pescara si dimette, il tecnico Polini che ha detto, annunciando le sue dimissioni, il mio addio toglierà pressione alla squadra, guida tecnica per ora affidata a marcio forte. Chiudiamo con la mezza pagina. Dedicata dal messaggero al Calcio Wisp Abruzzo, Serie A Tikitaka Forza 7, il Kral fa festa con Rulli, in Serie B ok per il Pentagono. La Virtus vince il Derby. Noi siamo giunti al termine dell'appuntamento di oggi, di giovedì 26 ottobre, con Mattino 6, che tornerà domani come sempre alle 8. Io ringrazio voi per averci seguito, ringrazio Claudio Di Giacomo in regia. Vi rinnovo l'appuntamento come sempre per la prima edizione del TG6 alle 14. Grazie e buon proseguimento seguimento di giornata.